Ok, quindi ho fatto partire la registrazione, giusto per chi ci vede in differita, e quando caricherò la videoregistrazione su YouTube. E siamo in una decina, compreso me, qui collegato, quindi se avete domande, come al solito, scrivete in chat, chiedete se potete attivare il microfono e io cerco di rispondere. Se nessuna domande, è stata una cosa molto lunga ed intensa e quindi possiamo. Allora, Alice, le promise vengono utilizzate, adesso Alice chiede come andrebbero usate le promise. Le promise possono essere o create o utilizzate. E noi, quando inizieremo, quando faremo una lezione fra 2 settimane, credo, di JavaScript nel browser, quindi come possiamo utilizzare i metodi, gli eventi che sono messi a disposizione da JavaScript, non solo, non quelli che sono messi a disposizione da Node, a quel punto avremo dei metodi, diversi metodi, che restituiscono una promise. Allora, io come vi dicevo nelle slide, una promise è una variabile, un oggetto che vi viene ritornato subito, che però vi contiene a suo momento una promessa di un qualcosa che succederà nel futuro. E quindi nel futuro questo oggetto verrà riempito in maniera corretta e appropriata. Adesso, questo è. Quindi noi sicuramente le useremo in questo senso, nel senso che ci saranno funzioni, ci saranno metodi che restituiranno la promise e quindi noi a quel punto utilizzeremo la promise. E questo metodo utilizzerà la promise in maniera asincrona e quindi a un certo punto, nel futuro, esattamente come succedeva per il setTimeout, questa promise, che sarà un oggetto, che sarà una variabile, un qualcosa che viene restituito, assumerà un valore, che sarà il valore di cui noi saremo interessati. Esattamente come nel timer, nel setTimeout, settavamo una callback che a un certo punto veniva lanciata e faceva qualcosa. Questa promise a un certo punto, dopo che una callback ha fatto quello che doveva fare, verrà riempita. Però vedremo sicuramente, avremo tante occasioni nel browser di utilizzare le promise e quindi a quel punto, e con un esempio un pochino più concreto, dovrebbe essere un pochino più facile. Non so se questo risponde, ad Alice. Dimmi solo sì o no nella chat. Mattia avrebbe una domanda sulle slide vecchie. Certo, siamo qui. Allora, fammi prendere le slide. Quindi le slide che si chiamano le slide su Deezer. In realtà sono tutte insieme, quindi sì. Allora, fammi prendere solo le slide. Allora, facciamo così, fatemi intanto stop il video, tanto ci siamo visti, e così se c'è bisogno di condividere lo schermo è un pochino più facile. Quindi, slide 78. Questa? Sì, e in particolare che la di 77 è la stessa. Certo, attiva pure il microfono così facciamo prima. Buongiorno, mi sente? Sì. Allora, la mia domanda era riguardante al fatto che non ho ben capito, dentro la seconda parte, quindi nella funzione dofu, ha Sì. Sì. cerchiato in arancione col site fn. Non ho ben capito, in fn
Innanzitutto cosa contiene e perché, cioè per quale motivo non funziona? Perché poi dopo spiega sostanzialmente che in quel caso lì non funziona, giusto? Sì. E non ho capito bene perché in realtà. Perché non funziona? Sì. Perché noi qui, qui sotto, stiamo passando, du fu, sì. Stiamo passando questo fu, questo fo, non saprei come dirlo se in italiano o in inglese. E questo fo è un metodo dell'oggetto che ha un riferimento a this che nella nostra intenzione originaria, come nell'altra, in quest'altro esempio, se noi ci parliamo prima del bar, ha un riferimento a this che secondo noi dovrebbe essere questo this qui. Quindi console.log di chiamando fo dovremmo stampare due. Mm-hmm. Allora, noi qui però passiamo il riferimento, no? Come è scritto qui, il riferimento alla funzione. Non chiamiamo la funzione, passiamo solo il riferimento, cioè non scriviamo fo, aperto e chiuso parentesi, scriviamo solo fo. Quindi passiamo il riferimento a questa funzione. Allora, dato che il this si riferisce, in questo caso, al posto in cui viene chiamato, in questo caso il this viene chiamato da qui dentro. E il this di qui dentro non è il this di object, è il this di questa funzione, che è undefined in questo momento. Perché è il this di globale, perché questa è una funzione globale. E quindi questo this non punta a nessuna parte. Sì. Però la cosa sarebbe funzionata invece avessimo chiamato su obj.foo aperta chiusa tonda? Sì, ovviamente scrivendolo diversamente, perché ovviamente se avessimo fatto bj.fo non potevamo scrivere questa funzione in questo modo, perché non, questa funzione si aspetta di un riferimento solo, no? Sì, però avessimo chiamato direttamente obj.fo avrebbe funzionato, senza dufo. Ma questo ulteriore passaggio di passare il riferimento a una funzione che a sua volta all'interno ha un this, che è un riferimento a un oggetto, dato che viene chiamato qui e non viene chiamato da... direttamente da object o fuori, viene chiamato da object.fo, aperti questa parentesi, fa perdere il riferimento a che cos'è questo this. Ok, sì. Now, questo this ha un comportamento, no, noi siamo, voi forse siete abituati, non so, in Java, che il this è il this magari dell'oggetto creato, quindi a quel punto è sempre riferito a questo. In JavaScript invece dipende da dove viene chiamato. Quindi, dato che qui viene chiamato da global e si passa solo il riferimento, e allora questo this è undefined, perché il this globale e il this globale in strict mode non è definito. Ok, sì. E poi avrei un'altra domanda sempre riguardante al this, però questa volta al this legato alle arrow function. Sì. Cioè lei in seguito, tipo slide... Sì, c'è una slide 35, dedicata. 5, sì. Ecco, non ho ben capito come si comporta il this con l'arrow function. Cioè, il comportamento è diverso per l'arrow function. Okay. Allora, per l'arrow function non si applicano queste regole qui. Quindi se la funzione è chiamata con new, il this è quello dell'oggetto costruito. Se la funzione è chiamata col call o con l'apply, allora ovviamente il this è quello che viene passato nella call. Se la funzione è passata con un contesto, allora il this è quello dell'oggetto, quindi di object 1, altrimenti o è undefined come strict mode, oppure se è globale, con strict mode è sempre undefined. Quindi come nel nostro caso del passaggio di funzioni, entriamo in questa regola. Con l'arrow function tutte quelle regole non valgono, ma vale questa regola qui. Per cui le arrow function adottano il this dalla funzione che la chiama. Solo dalla funzione che lo chiama. Ok, però poi lei... Quindi questo this qui è il this dell'oggetto. Il this dell'oggetto. No, aspetti. No, scusami, il this questo è il this di for. Sì, non capisco perché questo, cioè... Perché le arrow function funzionano così.
Tutte okay. quelle regole di prima non si applicano più. Allora, in questo caso, dato che c'è call, se questa non fosse una, se tu questa la scrivi, se questa è una callback, quindi non si può scrivere in altro modo, ma se tu questa non la scrivessi come, ci fosse un modo di non scriverla come arrow function, avendo fatto questo binding, il this sarebbe quello di object, perché la regola sì. prima, no, dice che questa regola qua, no? Sì. Ma dato che questa è una arrow function, adesso qui non si poteva fare in maniera molto diversa, dato che comunque c'è una callback, eccetera. Sì, si può fare anche senza arrow function. In questo caso il this è quello di for, quindi in questo caso è il this globale. E quindi non corrisponde non ad stampa 2. Ok. Ok. Diciamo bene. Che in un certo senso i this... E ereditano non dalla funzione che lo chiamano in questo caso, perché verrebbe chiamato qui, ma ereditano dalla funzione che lo chiamano, ereditano dalla funzione che lo chiamano, sì, praticamente sì, dalla funzione che lo chiamano. Quindi tutte quelle regole non dalla funzione che lo chiamano, nel senso, questa è definita dentro for, quindi eredita da for, e for è chiamata a livello globale. Quindi ha un livello prima della sua funzione attuale. Sì, perché in questo caso è anche dentro una set timeout, no? Però. Diciamo che proteggono in un certo senso il this senza andare a guardare, si comportano sempre in maniera uguale al this, si comportano sempre uguali dovunque lo si usi, ecco. Invece, a differenza delle altre, che in base se lo chiamavi con la call, col binding, eccetera, applicavano regole diverse, qui si funziona in maniera costante, diciamo così. Ok, va bene. E quindi sostanzialmente farebbe parte dello scope della foo, il riferimento a this. Sì, farebbe, si eredita da quello di si eredita da, ok. Va bene, grazie mille. Niente. Altre domande? Sì, certo, Daniele, tira pure il microfono. Buongiorno, professore, mi sente? Per ora sì. Ok, volevo farle un paio di domande più che sul programma a livello amministrativo, diciamo, tra virgolette. Lei ha detto che tra poco dovremmo cominciare anche le lezioni di laboratorio, giusto? Una l'abbiamo già fatta. Sì, no, si terranno quando principalmente? Sempre venerdì dalle 2 alle 4. Ah, ok. E sostituiranno queste... Questo, sì. Esatto. Che andrà, come ha scritto nella mail, martedì o mercoledì? No. Assolutamente no. Allora, rifacciamo. Noi abbiamo lezione, se fossimo in presenza, avremmo lezione il venerdì dalle 2 alle 6. No? Allora, fare 4 ore di venerdì per fare la discussione e il laboratorio mi sembra eccessivo, in ogni caso comunque, e anche perché a volte la discussione non dura 2 ore, dura magari solo mezz'ora. Allora, quello che facciamo quando c'è il laboratorio è, invece di fare la discussione in un sottoinsieme del tempo tra le 2 e le 4 del venerdì, facciamo il laboratorio in quelle 2 ore. Poi, verso la fine di quelle 2 ore, se ci sono domande, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, sulle slide, sulle lezioni, contando che in quella settimana in cui c'è il laboratorio, mentre io adesso vi ho caricato 3 ore, 3 ore e un quarto di video lezione, quando c'è il laboratorio vi caricherò 1 ora e mezza, 2, non più di 2 ovviamente, di video lezione, perché le altre 2 ore sono dedicate al laboratorio, quindi in teoria dovreste avere, diciamo così, meno domande, perché c'è meno lezione da guardare, quindi in teoria ci potrebbero essere meno domande. Ipotizziamo che ci sia un rapporto 1-1 tra le ore di video lezione e la quantità di domande che possono generare. E quindi il venerdì dalle 2 alle 4, quando ci sarà un laboratorio, lo dedicheremo a domande e svolgimento sul laboratorio, come abbiamo fatto per il primo laboratorio su Node, sull'unico laboratorio su Node. Poi, se ci saranno domande sulle video lezioni della settimana,
subito dopo, se vuoi, dalle, magari dalle 3:30 alle 4:15, dalle 4 alle 4:30, adesso dipende poi quanto tempo ci serve per queste domande, possiamo fare una piccola sessione di discussione. Punto. Il martedì, che è totalmente fuori orario ed è totalmente anche messo verso sera, è un momento in più, un po' come se fosse una consulenza, no? Quello che sarebbe la consulenza che voi studenti potreste, se fossimo di nuovo in presenza, potreste chiedere. Vorrei avere una consulenza specifica su qualcosa in più, no? Allora, quello potrebbe essere quel momento di consulenza. Per cui se avete qualcosa da chiedere il martedì, vi collegate in quella mezz'ora, in un qualunque momento di quella mezz'ora, potete stare 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, non collegarvi nessuno e va bene uguale. È solo un momento di consulenza totalmente extra. Poi, se ovviamente avete delle domande attinenti alle video lezioni che non avete fatto venerdì perché non l'avete viste, perché eravate indietro, perché avete preferito concentrarvi sul laboratorio, eccetera, 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 non è che è vietato, parla anche lì. Però il momento di discussione sulle lezioni, quello che è video registrato, è questo. Quando ci sarà il laboratorio e poi in base a quanti di voi sarete collegati, in base al fatto se avrete domande o meno, possiamo dedicare un pezzettino del tempo in coda ad eventuali domande, quella è più una consulenza individuale, diciamo così. Ok, ma quindi non tutti i venerdì ci sarà il laboratorio? O da prossimo venerdì in avanti tutti i venerdì sarà di laboratorio? Allora, questo vediamo come vanno le video lezioni. Ce ne saranno sicuramente di più di quanti ne abbiamo fatti finora, nel senso che finora abbiamo fatto 4-5 settimane di corso, ne abbiamo fatto uno solo, quindi ce ne sarà sicuramente di più. Non sarebbe male se ci fosse tutte le settimane, perché così fate qualcosa di pratico anche voi, non solo guardate me che parlo, o ascoltate me che parlo. E visto che poi il progetto cioè l'esame ha una componente fortemente pratica essenzialmente, e quindi vi aiuta anche a capire meglio le promis, perché le iniziate a usare, iniziate a sbattere la testa su problemi reali o realistici. Quindi la mia intenzione sarebbe magari non tutte le settimane, ma quasi sempre dalle 2 alle 4. Ho capito. Non sarà video registrato, poi ovviamente il laboratorio avrà una soluzione pubblicata, quindi se anche uno non potesse collegarsi dalle 2 alle 4 al venerdì per fare il laboratorio, può poi guardare la soluzione, può poi chiedere qualcosa il venerdì dopo, può chiedere qualcosa il martedì nella sessione di consulenza, può chiedere su Slack, ci sono tante opportunità per chiedere chiarimenti, ecco. Ok, lei ci comunica quando il venerdì non ci sarà questa sessione di domande, ma ci sarà il laboratorio, giusto? E noi... lo vedete, perché vi pubblico il testo del laboratorio. Ok. Quindi se in una settimana ci sono le slide, il video e il testo del laboratorio, vuol dire che quella settimana c'è il laboratorio. Tipo la settimana prossima ci sarà il laboratorio. Ok, ok, perché ero rimasto un po' indietro perché adesso è cominciata la sessione di recupero degli esami. Sì, e quindi... fino al 21 però, giusto? Sì, ma fino al 21 del prossimo mese, mi sa. Fino al 21 maggio? Sì, perché io ho un esame giovedì prossimo, quindi sforerei alquanto la sessione. Bene. Quindi, questo per dire, il venerdì sarà così, poi comunque c'è il laboratorio, ci sono questi momenti extra in cui se per caso un venerdì non potrai perché dovrai studiare, che è l'esame... No, era perché... l'esame prima e... No, era perché io, visto che magari non entravo sul DIR perché mi arrivavano le notifiche sul caricamento dei suoi video o su Telegram o su YouTube, quindi quando le caricava lo guardavo, mm-hmm. ma non avevo notato che la scorsa settimana, l'ultima volta, aveva caricato anche il testo del laboratorio. Beh, l'ultima volta sono settimane fa. Sì, però. Sì, okay. Quando la passo, sì. La vacanza. Però adesso che appunto abbiamo anche, vi ho forzato in un certo senso anche ad andare su un'unica piattaforma, diciamo così, per le comunicazioni, le notifiche su YouTube continuano arrivarti. Io posso scrivere sicuramente che anche su Slack, così ti arriva la notifica anche lì, che sono state caricate le slide ed è stato caricato il laboratorio, o che ci sarà il laboratorio venerdì, così
lo ricevi la notifica anche lì, e quindi okay, lo sai senza dover andare su DIR, aprire la pagina, eccetera, eccetera. Ok, ok, la ringrazio. E un'ultima domanda. Lei ha detto che per l'esame, l'esame potrebbe cambiare, farlo invece che un unico esame finale, dei piccoli homework da consegnare col tempo. Questo però non si parla della sessione di maggio-giugno, giusto? Giugno-luglio? O mai l'ha interpretato la mail? Io ho detto che l'esame sarà basato sulla realizzazione di un progetto. Sì. Che questo progetto potrà, forse, se riesco a farlo quadrare, essere consegnato in due modalità per la prima sessione, ovviamente. Sì. Quindi per la prossima sessione. Sì. Le due modalità sono il progetto consegnato in un colpo solo, tre giorni prima dell'esame, quello che è, oppure lo stesso progetto, esatto, oppure, e questa è una scelta vostra, proprio perché all'inizio ci siamo accordati sul, vi ho detto che avremmo avuto un progetto finale, e quindi, però visto che qualcuno chiedeva la possibilità di farlo a pezzettini, ecco, la seconda modalità è di fare quello stesso progetto a pezzettini durante il corso. Questi pezzi, quindi con delle consegne, diciamo, di step intermedi del progetto. Ma il progetto è lo stesso e cambia la modalità di consegna. Io mi immagino una cosa del tipo, ci sarà un progetto, ci sono delle specifiche, voi potete scegliere se consegnarlo tre giorni prima del primo appello di giugno, quello che sarà, oppure consegnarne, diciamo così, un terzo invento delle date, un terzo il 10 maggio, il secondo terzo il 30 maggio e l'ultimo pezzettino tre giorni prima dell'esame. Ok. Quindi solo una consegna scaglionata per far sì che chi riesce a tempo, a voglia, a modo di lavorare man mano può farlo. Chi invece, perché ha altri esami, perché lavora, perché ha già da troppe video lezioni, quindi preferisce fare tutto in un colpo solo, ha tempo per consegnare tutto insieme e non vuole altre scadenze intermedie, ha tempo per consegnare tutto insieme in un colpo solo alla fine. Ok, però questa sulla parte dei, diciamo, task intermedi, cioè poi ci metterà al corrente su come intende fare, cosa dobbiamo consegnare, giusto? Certo, sì, appena nel ha testo del deciso progetto ci come. sarà scritto tutto, comprese le date entro cui consegnare che cosa e il vantaggio. La differenza vera tra le due modalità di consegna, che vale solo per questo primo appello, perché poi ovviamente se voi decidete di non darlo al primo appello, ma all'appello di settembre, consegnerete il progetto in un colpo solo a settembre. Ok. Non ha senso iniziare a consegnare un pezzettino oggi e poi sì. un pezzettino di un altro progetto dopo. Mi sono perso, scusami. Sì, no, ho capito, se funziona solo adesso che siamo ancora con Sì, no, la tua altre domanda era. lezioni, poi come intende. Ah, sì, quando uscirà il testo del progetto, che comunque vi dirò. Ci sarà scritto tutto dentro. Esatto, ci saranno le specifiche, e mi immagino di nuovo una cosa del tipo: non ho ancora finito di scriverla, appunto. No, come sì. dicevo, ho iniziato a scriverlo su DIR, poi DIR è andato giù per 2 giorni e quindi non ho più potuto continuare, anche volendo, non potevo continuare perché adesso lo sto scrivendo, l'ho copiato fuori da DIR, così non dovrebbe succedere più. E mi immagino una cosa del tipo: queste sono le specifiche del progetto. Di nuovo, volete consegnare tutto insieme, tutte le specifiche entro il giorno X prima della sessione d'esami, dell'appello, e volete consegnarla a pezzi, le specifiche 1, 2, 5, 7 per la milestone 1, che sarà il giorno X, e le specifiche 4, 3, 2 e 9 alla milestone 2 e tutte le altre a 3 giorni prima dell'esame. La differenza tra le due modalità, che non è una differenza di quantità di lavoro o di tipologia di valutazione, perché alla fine il progetto è quello, è che consegnandolo di passo in passo, di volta in volta, uno può, visto che poi è un progetto unico, uno può avere un feedback su che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, cosa va bene, cosa non va bene, e quindi avere tempo
visto che è un progetto che poi si evolve, no? Per arrivare a, sì, a quello complessivo, avere tempo di automigliorarlo se vuole, incorporando il feedback di quello che... Quindi se la prima parte va molto male e la seconda deve costruire sulla prima, ovviamente, certo, no, se uno fa qualcosa anche sulla parte precedente, sicuramente riesce a tirarsi un pochino su rispetto ad andare alla cieca e scoprirlo tutto alla fine. Alla fine che non parte. Esatto. Diciamo. D'accordo, quindi aspettiamo era giusto anche per capire un po' come organizzarmi, perché ho esami che devo per forza... No, infatti, appunto, ho optato per questa modalità duale, proprio perché così chi appunto riesce, può, vuole dividersi il lavoro in due, tre, adesso vediamo quanti sono, step intermedi e tre consegne intermedie, può farlo. Chi preferisce pensarci dopo il 21 maggio, se, ecco, se è il 21 maggio quando finiscono questa sessione, o perché lavora e quindi in realtà non avrebbe neanche magari tanto tempo di lavorare e rispettare le consegne più che di lavorare, allora può consegnare alla fine senza, diciamo, penalizzazione di nessun tipo. D'accordo, era più che altro una questione per capire anche come organizzarmi con le cose, visto che alla fine c'era scritto azioni nessuna, non capivo esattamente come facessimo a scegliere queste cose. Ora dovessimo aspettare, poi... Ok, dobbiamo aspettare, va bene. Quando ci sarà il testo, quando ci sono le specifiche... Certo, poi valuteremo in base... Ok, d'accordo, la ringrazio. Niente. Altre domande? Dubbi, commenti? Proteste? È tutto chiaro, tutto... Nessun problema. Allora, se non c'è nessun'altra domanda, non siamo ovviamente obbligati a star qui 2 ore in silenzio. Fatemi solo un cenno per sapere se potenzialmente avete qualcosa da chiedere o avrete qualcosa da chiedere nei prossimi minuti, oppure anche solo con un sì o no di quelle opzioni sì o no che avete sopra la chat. Per quanto riguarda la parte sulle single page application, alla fine del corso amplierà semplicemente quanto già detto senza fare la pratica. Vediamo, sicuramente non ci metteremo in una lezione a imparare un framework per fare delle single page application, ovviamente, no? In 2 ore di lezione. Però magari in qualche puntatore anche relativamente pratico, diciamo così, per permettervi di eventualmente nella vostra vita futura di appunto
affrontare le single page application, che sono, come vi dicevo, una delle due modalità in questo momento per costruire applicazioni web, quella multipagina e quella singola pagina, o il mix tra le due, e un qualche puntatore mi piacerebbe darlo, ovvero vediamo come ci mettiamo, e come siamo messi. Quindi, tipo, che framework si possono utilizzare, e come si può utilizzare, quali caratteristiche hanno, quali feature ci sono in questi, quali elementi in comune ci sono in queste cose, magari un esempietto molto molto breve, ma giusto per, a titolo informativo, più appunto per come vado avanti da qui. Prego. Quindi, quasi tutto chiaro a tutti. Gli ultimi che non hanno risposto in chat, direi Miriana, Matteo che ha sempre domande. Grazie per confermare. Sono indietro nelle domande. Ok, perfetto. Allora, se non avete domande ed è tutto chiaro anche quello fatto finora, io posso, se siete d'accordo, stoppare la registrazione e ci vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo alle 2, quando ci sarà il laboratorio su HTML e CSS. E ovviamente prima di venerdì, come vi dicevo, mi piacerebbe per martedì o mercoledì caricarvi anche l'ora e mezza, le due ore di video lezione sul CSS, che poi ci servirà per appunto il laboratorio del venerdì. Ok, allora io interrompo la videoregistrazione.